Come saranno articolate queste giornate in cui condividerete questo momento insieme ai giovani di tutta Europa? Il pellegrinaggio dei giovani europeo ricalca un po' la giornata mondiale della gioventù, quindi sono previsti incontri di catechesi al mattino, incontri poi di scambio anche al pomeriggio, momenti di preghiera, importante il momento della confessione, hanno chiesto i preti di renderci disponibili per celebrare il sacramento della confessione e poi si concluderà con il grande evento della messa la domenica e della veglia il sabato sera. Qual è l'importanza di aver recuperato intanto questo momento che è stato anche procrastinato a causa della pandemia e soprattutto anche un po' il significato del camminare a piedi, del pellegrinaggio? Vuol dire anche dire ai giovani che la fede è per loro e quindi che non sono gli unici, che condividere questo il dono della fede insieme ad altri coetanei è una cosa che anzitutto arricchisce, poi diventa una testimonianza per tutti. Il significato del camminare vuol dire appunto riconoscersi che noi siamo sempre in cammino, che non si può stare fermi, siamo in Spagna, San Giovanni della Croce diceva che chi non cammina nella vita dello spirito torna indietro, quindi un camminare per andare avanti, per incontrare gli altri e incontrare anche un po' se stessi. Come stanno vivendo i tuoi ragazzi queste giornate? Diciamo che la fatica è la parola un po' che accompagna tutto questo momento. Oggi abbiamo raggiunto il gruppo della Liguria, dormiremo in una palestra con tantissime altre persone di tantissimi altri luoghi, quindi la fatica di dormire per terra, pochi servizi, prima la fatica del camminare, una fatica bella che vuol dire anche un po' mettersi in gioco, un po' compromettersi, scomodarsi e quindi un po' una scuola di vita che loro stanno comunque apprezzando. Quando scherzando ho detto, permettimi, guarda, prenotiamo un albergue, stiamo in un ostello, lui mi ha detto no, vogliamo restare qui perché siamo venuti per questo e quindi anche questa è una cosa bella.